Ragazzi e ragazze, come va? Sono arrivati finalmente gli altri tre pacchetti che vi ho detto che ho ordinato tutte le quattro casate di questa versione di Harry Potter, no? Ecco. Quindi mi sono arrivati anche gli altri. Ma andiamo ad aprirli. Dov'è? Uno era aperto, cioè non è che era aperto, c'era un puntino dove si vedeva che cavolo di colore era. Questo non si vede. No, che era quello di Serpeverde l'ultimo che volevo aprire. E vabbè, apriamone una a caso, non guardiamo. Spiegato come sarò, mi uscirà questo, dai. Apriamo il primo. Ah, questi non hanno l'apertura facile, hanno l'apertura così. Meno male, non mi è uscito quello di Serpeverde. Mi è uscito quello di Corvo Nero, oddio che bello. Un altro segnalibro. Questo è l'1 di 10, l'ha fatto Andrea Crox, Australia. Ok. Questo è, appunto oggi è il 25 luglio, martedì 25 luglio. E io ho fatto l'ordine il 12, vediamo se c'è scritto, se c'è scritto il mio indirizzo, no, qua non c'è scritto l'indirizzo, quindi posso farvi vedere semplicemente, ok. Io ho fatto l'ordine il 12 luglio e quindi ok. E mi è arrivato questo, che è quello di Corvo Nero, che si chiama Ravenclaw, no, è un po'... Cioè ha una leggera cosa qua che non si nota, per fortuna mica tanto. Le pagine sono tutte blu, in questo caso è sempre dorata la scritta. Vediamo dentro com'è. Qua c'è sempre la solita... Esatto, come dicevo io, qua c'è invece il simbolo di Corvo Nero. Sempre qua il simbolo di Corvo Nero, esatto, e qua cambia. Qua c'è la Rowena Ravenclaw, quella che ha aperto la casa. Il simbolo, il fantasma, questo c'è in tutti, come vi ho detto, la mappa di Hogwarts, inizia il libro, e poi dopo tutto il libro c'è i sortileggi, un quiz di Hogwarts che penso sia uguale per tutti, questa immagine che nell'altro diverso, la casa comune di questo, i memorabili studenti Luna Lovegood, i famosi alunni dei Ravenclaw. E questo credo che sia il professore, la testa di Ravenclaw House, the house cap. E poi c'è, come al solito, quella di c'è J.K. Rowling e questo. Oddio che figata. Vediamo un attimo. Sopra, sotto, sotto, sopra, sotto, 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 questo. Questo qua, vediamo qual è. Scommettiamo che questa di spiegato. No, oddio, sono stato fortunatissimo. Allora, proprio anche a fortuna apriamo per ultimo quello di Serpeverde, perché a me Serpeverde è proprio gente stronza e cattiva, non so. Nel aspettando questo, ok. E questa è la mia casa. Ok. Oh, che figo. Questo è il numero 7 di 10. Questo segnalibro con tutti i cupcake. Guardate che bello. Faccio vedere anche quello che ho preso. Non se lo trovo qua. Quello dell'altra volta. Guardate che carini. 1 di 10, 3 di 10 e 7 di 10. Qua è sempre che l'ho fatto il 12. Ah, io questi li tengo perché sulle fatture, quando finisco di leggere il libro, le evidenzio qua, oltre che su tutte le altre liste che faccio. Che ora sta roba? Oddio, mi stavo impanicando, che schifo! Oddio, quello della mia casa preferita è lercissimo! Cioè, non so, non so. Guardate, questi dell'altra volta
Sostanza pura. Ah no, questa è una macchietta qua. Boh, vabbè. A parte questo lerciume qui, non so. Che poi andrò a pulire. Questo è di Hufflepuff, che in italiano è tasso rosso o tasso frasso, come preferite. Comunque è la mia casata preferita. Esatto, dedizione, pazienza, loyalty, non saprei. Qua così. Qua cambia, però c'è scritto sempre la stessa cosa, ma cambia la fondatrice di Hufflepuff. Qua c'è sempre la stessa cosa, c'è le cose che non sto più a ripetervi qui. Il fantasma, ovviamente la mappa di Hogwarts, inizia il libro, sì, qua andrò a pulirlo assolutamente perché fa un po' schifino, non so perché è sporco così. Sortilegi, sempre il quiz di Hogwarts, qua cambia l'immagine, la casa comune, studenti memorabili Cedric Diggory, poi Head of Hufflepuff House, quello è la professoressa, esatto, Pomma Sprout, sì, alunni famosi e la tazza di lavoro e alla fine è tutto sempre uguale, questo assolutamente da pulire perché è un po' inquietante. Io direi, la cromatura è giallo, rosso, blu e poi più verde assolutamente. E questo dovrebbe essere. Ah, esatto, qua sopra c'era il buco. Ci va per fortuna che lo abbiamo per ultimo questo. Cioè, vedete? Proprio di serpeverde non un piffero, perché se anche mischiandoli così non guardando è l'ultimo che mi esce. Ok, vediamo. Oddio. Calaveras, oh signori, i teschi messicani, ok. È il 4 di 10 questo, quindi non ce l'ho il doppio. Ho l'1 di 10, il 3 di 10, il 4 di 10 e il 7 di 10. Ovviamente qua è il mio preferito, quello dei cupcake. Ovviamente. Poi cos'è che c'è? Questo si può buttare. Sempre la ricevuta, che ovviamente ti dice che qua Slippering, cioè poi già il nome, ok. Slippering. Oddio, cioè, notiamo solo il fantasma, che brutto, cioè, notiamo gli altri. Regale. Strambo. Un po' besotto, ma ancora normale, cioè. Questo è proprio inquietante. Oddio. Cioè, in più che ho aspettato sti giorni, uno mi arriva lercio, questo mi arriva. È quello che tu tengo di meno, quindi vabbè, però mi è arrivato con un taglio così, vabbè. Hai questo, è tutto verde. Tra l'altro, io odio serpeverde, ma il verde è uno dei miei colori preferiti, quindi vabbè. Tutto normale, tutto normale. Vabbè, poi qui che c'è la serpe, in questo caso. Nei contenuti c'è la serpe qua sopra. Dio, Salazar serpeverde, ci credo che sono nati più cattivi, guardate che inquietante, ok. Qua le cose della casa, il fantasma, il simbolo, cosa rappresenta? Castello di Hogwarts. Parte il libro. Cioè, non credo di. Magari uno lo legge. Cioè, magari leggerò tutto il libro da. Tipo, probabilmente da Hufflepuff leggerò tutto il libro dall'inizio alla fine. Poi di questo invece leggerò solo, che ne so, l'inizio alla fine delle case, giusto per sapere un po' di più. Questo è sempre il quiz, altra immagine diversa, la casa comune e gli studenti memorabili, gli studenti famosi, Severus Snape, che è il professore, la House Cup e le cose ancora scritte di J.K. Rowling. Ovviamente pulirò quello giallo. E quindi questi li ho pagati 7, 14, 21, 28, 29,
30 euro, un totale mi sembra, 30 euro, tutti e quattro, ma notiamo che figata. Bellissimo, 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 giallo, rosso, blu e verde, proprio lì, mi sa che li metterò così. Ah, poi notiamo giallo e nero, rosso e oro, ah vabbè, il simbolo è sempre nero, rosso e oro, blu e un colore che mi piace tantissimo, com'è che si dice? Ramato, ok, ramato. E poi grigio e argentato, cioè verde e argentato. I colori mi piacciono tutti. Stupendi. Io ve li consiglio. Io ho preferito prendere questi perché sono molto più colorati, diciamo, e danno più allegria alla stanza, dato che io ho tutto colorato. Ah, volevo farvi vedere che non c'entra niente, ma l'IKEA ho comprato questa lampada qua, che è quella. Cioè, come la faccio vedere? Aspettate, eh. Ok. È quella con il perno che si aggancia alla scrivania e poi rimane così. E la uso tantissimo, è davvero comodissima per leggere la sera, io ve la consiglio. Soprattutto se avete una camera poco luminosa. Vabbè, quindi adesso vado a pulire questo qua con la salviettina perché veramente non si può vedere. Li passerò credo un po' tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!